Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Shrek Terzo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa volta abbiamo completato Shrek 2, gioco che già avevo giocato all'epoca. Vi dico anche come, visto che l'avevo preso in noleggio, pensate quanto tempo fa, in un Blockbuster. Ma proprio la vecchiaia io. Il terzo e l'ultimo capitolo non li ho mai giocati. Questo è blind run per me. Qui nel menu abbiamo la modalità storia, selezione a scene, multigiocatore, i minigiochi, per carità, il filmato bonus, carica dati, opzioni e negozio. Sono curioso di vedere il filmato bonus. Un'ape umano, Complimenti, sei stato invitato a diventare un VIP B-Movie? Vai sul sito B-Movie Game, questo è il tuo codice. Porca troia, adesso andiamo a vedere se il sito internet esiste ancora. Ovviamente il sito internet è stato chiuso. Porca troia, non sapremo mai che cosa avremmo vinto con quel codice VIP. Che tra l'altro potrebbe anche non sorprendervi, ma recentemente l'ho trovato, B-Movie. Ho paura. Ho sinceramente paura il giorno in cui arriverà, il giorno in cui dovremmo giocare quel gioco. E no, non lo farò dopo Shrek. Lo farò più avanti. Ho molti altri giochi migliori prima di rovinarmi la vita. E prima di iniziare, vediamo anche cosa c'è nel negozio. Abbiamo il costume da Shrek, bello. Abbiamo il costume per il gatto. Abbiamo il costume per Fiona e la bella addormentata. E anche uno per Ciuchino. Abbiamo il livello di difficoltà incantevole, adatto per il principe azzurro. E il livello di difficoltà brutale, con uno Shrek probabilmente uscito da Doom. Fa ridere il fatto che il livello di difficoltà brutale è 1500, incantevole per i bimbi 15.000. Dovresti sentirmi suonare il cembalo. Danni bonus, polvere fatata, multigiocatore, radio cronaca. Ti sei mai chiesto cosa succede dietro le quinte di un livello? Scoprilo ascoltando gli amici di Shrek. No, ti prego, non mi dire che la radio cronaca è mentre noi giochiamo ci sono gli altri che parlano. Ok, direi di iniziare subito con il gioco. Ah, un video iniziale. Oh, i piccoli ciuchi draghi. Oh, però c'è da dire che comunque a livello di animazione qua tanta roba. Lascia perdere la qualità attuale, visto che stiamo praticamente andando in 1080. Ma per i televisori dell'epoca una roba del genere era di una qualità sicuramente incredibile. È fatto proprio bene. Lascia perdere il castello, ma il 3D di questi ciuchi è fatto bene comunque. È fatto veramente bene. Musica d'azione in un pezzo senza il gioco, mentre ci sono i ciuchi che volano nel castello. Shrek, abbiamo perso l'inizio? No. Lo sai, non posso perdere. Ma è la voce Ciuchino, è il doppiatore vero di Ciuchino questo. 15 minuti dopo l'inizio. Ciuchino. Ma non io. Devo vedere tutto. Quella di Shrek non lo so. Ciuchino, guarda, non è ancora iniziato, ok? Ora siediti. Non è Pietro Ubaldi, quello sono sicuro. Ciuchino, ti sei seduto su di me. Sono abbastanza sicuro in realtà, forse non lo so neanche del tutto. Però questa mi sembra la voce originale di Shrek. Uno spettacolo per introdurre un altro spettacolo. La nostra storia comincia da una fine. Allo stremo delle forze, il morente re Harold nominò Shrek suo successore al trono del regno di molto, molto. Ti prego, non morire. Tu sei il prossimo erede. Il doppiatore del re, quello ufficiale. Shrek era preoccupato per... Ma ti prego, sto spettacolino è orribile. È orribile. Che il trono gli avrebbe portato. Supplicò il re di pensare a qualcuno di più meritevole. Forza, non c'è nessuno! Pensaci! Con il forse è Pietro Baldi, non lo so. Il re Ranocchio instillò in Shrek un barlume di speranza. Ce n'è un altro. Ma Shrek, Ciuchino e il gatto con gli stivali sarebbero dovuti partire alla ricerca del cugino perduto, Artù. Ciao, sono Artù. Sul trono.
senza e diventerò re. Shrek si diresse verso il porto per iniziare la sua missione. Almeno l'avrebbe iniziata, visto che prima c'era un impegno reale a cui presenziare. Hanno fatto la retromarcia. Nessun dato di salvataggio. Certo, creiamo un nuovo dato di salvataggio. Salvataggio completato. Consigli di Merlino: spacca gli oggetti, usa i colpi di grazia per la polvere di fata bonus. No, avanti Shrek, non può essere così male. Dio mio. Non è affatto. Dio mio, com'è male. Fatto sto ciuchino? È tutto schiacciato. È quasi regale. C'è gli occhi vicinissimi. Non indosserò mai questa roba. Signori, certo. Il banchetto reale vi attende. Non ci vengo. Ma non avete scelta. Servitori, formazione d'attacco Scettro Bravo 12. Ah beh. Comunque mi sembra che a livello sia di allora, a livello di animazioni questo titolo sembra buono. Povera patata, Shrek, prendila. A livello di animazioni è proprio buono. A livello di modelli preferivo quello del 2. Ho visto un triangolo sopra la sua testa. Forse se faccio abbastanza danni posso fare tipo una presa. Wow, bello. No, allora mi ricredo su quello che ho detto poco fa. A livello di animazioni è fatto benissimo. A livello di modelli no, non mi piace. Sono un po' poligonali, sì. Soprattutto Shrek. Però penso che sia voluto in questo caso, visto il parruccone. Però per il resto non è male. Bel colpo, Shrek. Grazie, ciuchino. Rompi la scultura di ghiaccio, Shrek. Li farai diventare pazzi, ci hanno messo giorni per farla. La madonna. Una tazza regalo. Cos'è? Un boccale. Meglio portare un souvenir alla moglie, giusto? Ma dai, aspetta. Sciappete. Devo provare il colpo potente su qualcuno. Aspetta. Oddio, l'ho preso veramente. Ho visto il cerchio, ho detto: vuoi vedere che lì è dove cade e se ci vado sotto succede qualcosa? No, e dai. Vieni qua. Comunque il colpo caricato è lo stesso che faceva Ercole nel gioco della PS1. Ah, lo so. Spacca i tavoli, Shrek. È lo stesso attacco. E poi lanciava la gente in aria. Missione del gioco: spacca sedie e tavoli. Ok, ciuchino. La prendo. Non ti esaltare troppo, ciuchino. Calmati un attimo. Sembra strafatto. Prendila, Shrek, prendila. Per favore, prendila, polvere fatata. Tra l'altro non ho ancora provato un attacco in salto. Ok, non... Ah beh, attacco in salto e cerchio fa questo. È stato emozionante. Una roba incredibile. Tira quella leva, Shrek. Dammi un attimo. Come col quadrato. Clink. Arriva qualcuno? No, abbiamo rotto solo il lampadario. Non so che la leva servisse a quello. Raccogli le monete. Oh, come luccicano. Non vedo l'ora di visitare il negozio di souvenir. Certo. Già finita così? Sì, ah, ok. Per favore. Ma dai, ma gli hai tirato uno schiaffo. L'ha guardato. Chi è questo stronzo? Oh, la madonna. Prendilo. Ma non capisco, quel sotto lì è rispettabile. Non capisco che cosa sia. Scusa un attimo. Completa il livello senza morire. Beh, facile. Potevo fare l'attacco incredibile L1 R2 1, ma non sono riuscito a farlo. Anche perché stavo facendo tutt'altro. E questo 10% 10 per sotto, cos'è? Cipria, più trucco. Va bene la parrucca, sì. Non capisco se è il counter di quanti ne ho uccisi di fila. o è altro. Aspetta, carica bene. Dai, che mi metto sotto. Preso.
Impressionante! Una roba incredibile. Prendiamo al volo anche questo. È bellissimo tutto quanto a rallenti, però. Aspetta, che sono queste robe rosse? Aia, che dolore! Fermi tutti. Fatemi uno, prende le monete. Avete rotto il cazzo. Soprattutto tu. Tu mi sei più antipatico degli altri. Aspetta, aspetta, aspetta. No, e dai. Vieni qua. Dagli uno schiaffone. E dai. Santo Dio. Mi distraggono sempre nel mentre che gli tiro sotto il cazzottone. Fiona si arrabbierà molto. Ah, certamente. E anche sua madre sarà furiosa. E le principesse, con tutto il tempo che ci hanno messo a vestirsi stamattina. Non chiedermi come faccio a saperlo. Ciuchino! Hai spiato! E poi che cosa, Arnolfo? Sai bene che ci rimetterà le penne per quello che hai fatto a quella parrucca? Non lo sanno che devo prendere una nave? Forza, muoviamoci! Non lo sanno? Me ne devo andare io. Perfetto, tutti gli obiettivi completati. Quanti soldi prendiamo? 900 monete, quindi arriveremo almeno a 1000 con quello che abbiamo preso, no? Titolo Cavaliere della Tavola Quadrata. Beh, non c'è male.